Roma intitola l'ex segretario del PCI scomparso l'11 giugno 1984 per un ictus l'area tra via di San Venanzio, piazza di San Marco e via degli Astalli, al capolinea del Tramotto vicino piazza Venezia, un luogo simbolico a circa 100 metri dalla storica sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure. Tanta commozione perché insomma, quel dolore è ancora molto vivo dentro di noi, anche se sono 30 anni che se n'è andato. Ho detto prima, oggi alle 12.45, il giorno in cui è morto, il dolore è ritornato fortissimo. Tanta gioia perché se dopo 30 anni un uomo politico è ancora così presente nel cuore e nella mente di questo paese, vuol dire che la sua vita ha avuto davvero un senso. Vuol dire che anche se se n'è andato troppo presto, ha lasciato qualcosa di importante che gli sopravvive a lungo nel tempo. Io ho pensato che dedicare questo spazio di Roma a un luogo così familiare ad Enrico Berlinguer fosse opportuno ed appropriato. E poi anche il tram, essendo il capolinea, avrà nel display il nome di Berlinguer, e questo sarà un modo per continuare a ricordare una figura che oltre 30 anni fa aveva sottolineato quei temi così importanti oggi per la politica, la sobrietà, il rigore, la possibilità per tutti di avanzare socialmente e l'attenzione, l'urgenza dell'attenzione ai più poveri. Gli amici.